tornare a fare musica in questa particolare fase storica è anche un po' una scommessa. Assolutamente, ma una scommessa nella quale stiamo credendo molto. I ragazzi hanno portato un'energia bellissima. Oggi con il Guitar Lab si apre la rassegna musicale Cluson. È stata un sogno e una scommessa che abbiamo portato avanti su un'idea che era nata, è nata a me questo inverno, concordemente con l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura e alle politiche giovanili. E veramente questa energia bellissima che si è creata e sviluppata in questa settimana di studio da parte dei ragazzi riuscirà a essere il nostro motore per iniziare e andare avanti alla grande. Oggi la presentazione anche alla restituzione al pubblico di un lavoro fatto nei giorni scorsi. Sì, il Clusone Guitar Lab è un laboratorio di orchestra di chitarre e sono chitarristi del liceo musicale di Cremona e del conservatorio di Cremona che non hanno potuto fare musica da camera durante l'anno per questione del Covid e quindi abbiamo pensato di fargli fare questo laboratorio una settimana qui a Clusone in cui abbiamo provato tutta la settimana per preparare i concerti di oggi e di domani. I ragazzi vengono principalmente dalla provincia di Cremona, ma abbiamo anche alcuni ragazzi del Conservatorio di Cremona che sono originari in verità di Trieste. E tra i docenti c'è un Andrea De Luca, che è un docente di Crema, sempre del liceo musicale, e un docente invece straniero che viene dalla Slovenia. Durante questo campus sono stato affiancato dal maestro Andrea De Luca di Crema e il maestro Janos Jurincic, che proviene dalla Slovenia. Questa rassegna è un po' la colonna sonora dell'estate clusonese. Assolutamente sì, con questa piccola rassegna musicale vogliamo dare un segno di speranza e di ripartenza e quindi sottolineare come la cultura non si sia fermata e anzi continuerà a non fermarsi. Gli appuntamenti saranno diversi e saranno di tipologie differenti, perciò ci sarà questo primissimo incontro con delle chitarre classiche e seguirà poi una rappresentazione di un'opera e infine un duo di sax e piano, quindi un appuntamento jazz. Chiaramente vi aspettiamo e siamo molto contenti di poter appoggiare e patrocinare questa iniziativa. Thank you.